Salve, questa volta parleremo di una particolare categoria di motori elettrici, i cosiddetti motori elettrici alternativi. Essi furono molto in voga dal 1830 al 1860 circa ed hanno un funzionamento estremamente interessante. Per comprenderlo meglio, adesso vi faremo vedere qualche esperienza. Intorno al 1820, il fisico danese Hans Christian Ørsted scoperse che la corrente elettrica prodotta da una pila, attraversando un conduttore, generava un campo magnetico analogo a quello prodotto da una comune calamita. Questo fu l'inizio dell'elettromagnetismo che fu studiato da molti importanti scienziati come per esempio Ampère. Se il conduttore rettilineo viene avvolto a spirale, come vedete, otteniamo quello che si chiama un solenoide. All'interno del solenoide il campo magnetico è molto molto più forte che non in un filo rettilineo e dipende dal numero delle spire e dell'intensità della corrente che circola entro di esse. Se poi all'interno del solenoide introduciamo una sbarra di ferro dolce, otteniamo quello che si chiama un elettrocalamita, che vediamo qui in una forma di intorno alla metà dell'Ottocento. Come abbiamo visto, la forza esercitata da un elettrocalamita è senza dubbio superiore a quella di qualsiasi magnete naturale, come pure di magneti artificiali allora conosciuti. Di qui l'idea di sfruttare la potenza dell'elettrocalamite per costruire dei motori. All'inizio del 1800, il motore più conosciuto era ovviamente quello a vapore, e il motore a vapore è un motore di tipo alternativo, ossia il movimento di va e vieni del pistone entro il cilindro viene trasformato in un moto rotativo da un cinematismo chiamato biella e manovella. È quindi evidente che a questo tipo di configurazione meccanica si ispirassero quelli che cercarono di realizzare i primi tipi di motori elettrici, sostituirono l'elettromagnete al gruppo pistone-cilindro. Quello che vedete qui è un modellino di un motore detto motore di Bourbouze, dal nome del suo inventore. Esso ricalca abbastanza fedelmente lo schema di un tipo di macchina a vapore molto usata nel 700 e nell'800 in Inghilterra per svuotare le miniere o per azionare delle pompe. Possiamo notare qui un eccentrico che aziona un interruttore, il quale a sua volta alternativamente aziona i due solenoidi, i quali attirano i nuclei in ferro dolce posti all'interno di essi, consentendo la rotazione del motore. Thank you.
Infine, questo è un motorino alternativo degli anni 60 che è stato utilizzato sia per scopi didattici sia nel campo del modellismo. Cari amici, per ora questo è tutto e ci vedremo presto con delle nuove esperienze.